Ale! Alla Fondazione Agraria Cante di Montevecchio è stata inaugurata la Casa sull'Isola. Si tratta di un progetto per l'autonomia nella vita quotidiana, di cui ci ha parlato il presidente della cooperativa sociale T41B, Michele Gianni. Oggi inauguriamo la Casa sull'Isola. È praticamente un appartamento che era semi vuoto, lo usavamo un po' come ufficio, annesso a un laboratorio che invece è aperto già da alcuni anni, dove lavorano una ventina di persone o disabili o con problemi di salute mentale. È venuta fuori l'esigenza, oltre al discorso del lavoro, di affrontare anche altri temi, in particolare quello dell'autonomia nella vita quotidiana. Per cui abbiamo pensato insieme al Comune di Fano di utilizzare questo appartamento per svolgere le attività quotidiane, soprattutto incentrate sulla cucina, quindi scegliere il menù, fare la spesa e quindi col discorso anche dell'uso del denaro che alcune delle persone che sono qui non sanno usare. Quindi poi cucinare, apparecchiare, servire il pranzo, sparecchiare, insomma gestire quello che sono le operazioni quotidiane in un appartamento. E in più abbiamo fatto alcuni laboratori, un laboratorio di computer e un laboratorio di attività creative. Adesso già le attività sono cominciate, insomma, da alcuni mesi e abbiamo dei risultati anche comunque importanti, insomma, legati anche all'attività del lavoro. Comunque ci sono ragazzi che adesso vengono qui in autobus da soli, per esempio prima venivano solo accompagnati, insomma, quindi per esempio, insomma, anche su altre cose, cominciano a cucinare, insomma, ci sono cose significative che si stanno maturando. Al momento sono una decina e dopo, ecco, presenteremo poi oggi anche per i prossimi mesi alcune attività che sono sia di laboratorio sia proprio degli incontri su temi quali la prevenzione degli infortuni domestici o la corretta differenziazione dei rifiuti, tematiche che sono legate comunque sempre alla gestione di un appartamento in maniera indipendente, sempre con l'obiettivo di dare alle persone disabili degli strumenti per sempre più guadagnarsi un'autonomia, insomma, anche rispetto alla famiglia. Infatti è un progetto che è anche seguito e richiesto dalle famiglie. E quindi apriremo questi laboratori e questi incontri a chi vorrà iscriversi. Pensiamo a una partecipazione più vasta, insomma, di quella che iniziale.